3, 2, 1, giù! Giù! Bentornati su Officina del Pilota. Ragazzi, oggi andiamo a paragonare due auto dal DNA totalmente diverso tra loro. Jaguar I-Pace e Audi RS3. 400 cavalli elettrico contro oltre 500 cavalli motore a scoppio. Buona visione! Che dice Emilio? Sono curioso di provare questa Jaguar, vediamo se riesce. Accendo? Accendi, sentiamo il sound. Ok. Accesa. Incredibile. Guarda, assomiglia moltissimo al sound del vuoto dell'Audi RS6. Uguale, stesso quella brivido. Profondo, quella bella, sì, gradevole. Però. Con subwoofer. E devo dire che sovrasta il rumore del motore, che nonostante sia bello corposo, quando accendi deve avere qualche algoritmo per eliminazione del rumore. È insonorizzata proprio bene il corpo. Insonorizzata, sì, bello. Ok. Andiamo? Andiamo! Io sono per l'auto elettrica, lo sai, perché l'auto deve essere ecologica. Sì, anche. Anche ecologico. Perché la domenica, il sabato, la domenica andiamo in pista con il vuoto a scoppio. Però quello è un utilizzo responsabile, perché tu utilizzi il motore a scoppio solo per andare in pista, che lì con l'auto elettrica non ti diverti mica, pesa 2000 kg. Però ho avuto il colpo di frusta. Ma drifta? No. Però butta giù. Una piccola sbandatina si sente, ma proprio minima. Che bella la frenata rigenerativa. Guarda come ricarica. Sì, ricarica bomba. Non ho usato il freno. Se capisci com'è, non tocchi più il pedale del freno. Ma che violenza. Che virulenza proprio. Devo dire che si guida bene, cioè proprio... quella è la cosa bella. Poi siamo sul bagnato, ragazzi. Ah, la frenata rigenerativa molto interessante. Hai due settaggi, basso e alto. Ok. Ovviamente questa è quella alta, ricarica molto di più. Però c'è anche frena questo tanto, trasferimento sì. di carico. Mentre la bassa è proprio come le macchine normali. Comunque 180 tirato sì, fuori. Sì, una progressione notevole. Cioè, insomma, da una familiare alla fine. Perché questa è una familiare, insomma, delle prestazioni. Questa se c'è una suocera rompiscatole, basta che dai gas, si azzittisce subito, capito? No, frenata rigenerativa bella, perché la guidi con un piede. Ma sai, a me piace comunque. No, ti voglio far sentire sulle V personali, che okay. c'è proprio differenza. E V, questa è la bassa, ecco, la prova, okay, qui quasi bassa. Non c'è più adesso. Prova questa, rilascia il gas ora. Ah, così molto più gradevole. Sì, questo simula un freno motore. Esatto. Claro, innanzitutto la risposta del pedale è eccezionale, perché ovviamente c'è totale assenza di lag. Anche la corsa del pedale immediata. Cioè, senti. No, però hai un grande controllo, no? Perché ad ogni posizione del pedale corrisponde esattamente un certo livello di accelerazione. Beh, magari dovrò abituarmi, però la frenata rigenerativa con impostazione su alto... Meglio basso, è più dolce. Secondo me sì, perché tanto... Però Amy, ascolta, il primo giorno ho cercato questa opzione, volevo disattivarla perché non ne potevo più, okay? Anche mia moglie aveva la nausea. Il terzo giorno, cioè oggi, che ho imparato a lasciare il gas un po' più dolcemente, non mi ha più dato fastidio. E in questo modo, con la frenata rigenerativa alta, risparmi molta batteria. Sì. Beh, effettivamente... Tira. Sì. Tira. Cioè, tanto pronta. Puoi scegliere la telecamera dalla Fly View, poi puoi mettere direttamente davanti, ma guarda che qualità che hai. La possibilità di scegliere le inquadrature della camera, se vogliamo vedere i laterali, se vogliamo vedere il frontale, il posteriore, quindi ci sono molte personalizzazioni. Il problema è che quando stiamo in manovra non ci mettiamo a cambiare tutte queste cose, l'auto lo fa da solo e questa è una cosa molto intelligente. Il touchscreen è pressoché perfetto. Bello, facciamo una ricerca. A Dornick, sì. Belgio? Dornick, sì, ecco, sì. 1182 km. È un po' lontanuccio, però... Senti sta cosa. Sei in città, ti rotto il culo. Sei stressato, fuori piove. Ma tu lo senti che relax che si sente, si avverte qua dentro? No, guarda, silenziosità eccezionale da questo punto. Anche il rumore di rotolamento degli pneumatici è molto attenuato. Se fate accelerazioni foto... Ecco.
è sempre pronta. È prontissima. Allora, se ti fermi qui possiamo provare una 0-100. Adesso, adesso. Una cosa fotonica. 5-16, non male. Sono bagnato. Non male. Vabbè, slittamento non c'è stato. 5-16, non male. Adesso. Sta slittando. Tieni giù, tieni giù. Ragazzi, 60-160 in 10 secondi e 8. Non male. Preso a bordo dell'auto, 7-14-21, 230 kg a bordo, più dietro ce ne sono altri 30, 250 kg a bordo. Va, cioè, ha delle prestazioni che per un'auto di questo peso e di questa categoria non, cioè, non le trovi su un'auto a benzina. Bene, ragazzi, tutto chiaro fino a qui. Ora voglio proprio vedere come si comporta la Jaguar I-Pace in una gara di accelerazione. Prima contro un Audi RS3 con 520 cavalli e poi con una Mini F55 5 porte Cooper S elaborata con 330 cavalli. Siete pronti? Tu devi stare alla mia destra, io faccio 3, 2, 1 e giù. Fucile l'RS3, che spettacolo, che spettacolo. Round 2. Allora, 3, 2, 1, giù! 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 Se n'è andato! Niente, ragazzi, il motore a scoppio è un altro pianeta. Facciamone un'altra! Ma vuoi far rompere? 3, 2, 1! Che meraviglia, ragazzi! Che sound l'RS3! Control va molto più forte la RS3, questo insomma ce lo aspettavamo, però la particolarità dell'elettrico è che quando si parte da fermo senza launch invece l'elettrico accoppia istantanea ed immediata, quindi tiene botta anche contro la RS3 almeno fino a 60 km/h, quindi insomma, ragazzi, questa Jaguar tanta roba, si fa rispettare. Come avete visto, il launch control della RS3 è davvero efficace. Si tratta tuttavia di una vettura preparata con oltre 500 cavalli. Nella prova senza launch control invece, quindi partendo semplicemente da fermi e mettendo giù il pedale, come abbiamo visto la Jaguar ha tenuto testa assolutamente con onore, diciamo, ad uno dei migliori motori benzina del suo segmento, almeno fino a 60-70 km/h. Dopo quella velocità inizia a rallentare un pochino, la maggior potenza di questo 2005 si fa valere, però la Jaguar è una vettura che nell'uso quotidiano e per l'uso cittadino va veramente forte. Quindi abbiamo un'auto che riesce a tenere testa e a dare delle prestazioni di rilievo anche a confronto di una vettura che comunque ha un costo di mantenimento importante, e peraltro qui si viaggia nel pieno comfort sia acustico sia dinamico, diciamo, perché comunque la vettura è molto comoda, per cui una vettura familiare che ha queste prestazioni, insomma, ragazzi, devo dire, giù il cappello. Nel test con la Mini F56 invece, nonostante la vettura avesse circa 330 cavalli, l'efficienza e la prontezza del motore elettrico ha avuto la meglio. 3, 2, 1. Mamma mia! Niente, cambio marcia, se ne va proprio. Che coppia, ragazzi, che c'ha, è istantanea. Bel mostro. 3, 2, 1, giù. Da 80 all'ora.
scoppio è un'altra cosa. Comunque, Mini F56 con 330 cavalli prende paga di brutto, con l'RS3 con 520 cavalli c'è poco da fare, ma proprio veramente poco da fare. Ed infatti nella prova con la F56, comunque una vettura preparata con circa 330 cavalli, ma dall'indole molto più pacata della RS3, l'efficienza del motore elettrico di questa vettura riesce ad avere la meglio, soprattutto nello spunto da fermo, ma anche nelle fasi, diciamo, di allungo a velocità un po' più elevate. Ragazzi, per chi di voi fosse interessato a vedere il video integrale dell'Audi RS3, può cliccare questa scheda qui in alto a destra. Metti like se ti è piaciuto, condividilo, fammi sapere cosa ne pensi di questo paragone tra queste due auto commentando qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale. Ciao!